4-1 non è un risultato esagerato. Il Chievo ha meritato di vincere, lo ammette anche Sersi Cosmi al timone di un Perugia irriconoscibile. Nessun alibi per gli umbri, né la stanchezza per la partita di Coppa UEFA, né per un rigore che l'allenatore col cappellino fatica a digerire, perché è arrivato subito dopo il pareggio e di fatto ha tagliato le gambe ai perugini. La mia curiosità è nel vedere il Perugia dopo l'1-1 per qualche minuto, se magari aveva tirato fuori qualcosa di diverso, se stava capendo la partita, oppure molto probabilmente si sarebbe andato incontro a una sconfitta. La verità è che la squadra di Del Neri ha ricominciato a giocare divertendosi. Manfredini e Luciano sono stati rimpiazzati da Semioli e Santana, diversi sì, ma utili e come al gioco gialloblu. Questo gruppo gioca a memoria e tutto parte dal piede di Perrotta. È vero, la squadra ha il cuore grande e lui è il cuore massimo, perché gioca in nazionale, è quello che esprime il massimo del Chievo. Lo sa che rischia di perderlo forse a gennaio? Non credo, credo che rimarrà con noi fino a giugno. Ci sono dei giocatori qui eccezionali, oggi ha giocato Gianchetta per la prima volta, ha fatto doppietta, quindi comunque siamo un buon gruppo di ottimi giocatori, quindi ci aiutiamo l'uno con l'altro. Insomma, il Chievo ha mille motivi per sorridere, per il Perugia invece tira aria di burrasca. Il presidente Gaucci parla già del solito ritiro punitivo, ma Cosmi è più preoccupato dei mancati risultati. Mi sembra logico che il presidente sia arrabbiato, e è anche vero che in fuori casa è troppo tempo che in campionato offriamo questo tipo di prestazione, quindi se fossi lui sarei preoccupato, io lo sono, quindi siamo giustamente in due a essere preoccupati, e cercheremo di fare quello che abbiamo spesso fatto, tirare fuori il meglio dal nostro gruppo trovando le soluzioni giuste, quindi fare l'allenatore a Perugia significa questo, insomma.